Salve a tutti ladruncoli e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro carissimo Lupin. Oggi vi pubblico un estratto della live fatta la scorsa notte, sostanzialmente, per l'annuncio della TMS Expo 2021 sulla nuova serie di Lupin III. Ve lo lascio qui, ho lasciato qualche estratto, un piccolo estratto, non tutto, ma se volete vedere tutta la live per intera, la potete trovare sul mio canale Twitch, Lupin03. Bye bye! Ragazzi, sono le due! Ci siamo, sono le due, vediamo, refresciamo, noi aspettiamo, io refresco ogni volta. Vediamo. Precisi come un orologio, precisi come un orologio. Ci siamo. Oddio. Ma ragazzi, sono un bambino, porco Giuda. Ci siamo. Ragazzi, io vado. 3, 2, 1. E io vedo lo streaming in ritardo, porco. Ok, qui c'è una spiegazione. Oddio, c'ho il cuore a mille. Scusate, sono andato troppo avanti. Perdon. Allora, qui c'è il... vediamo tutto un... vabbè, ragazzi, io c'ho la tremarella in questo momento, ve lo dico apertamente. Allora, is known as Lupin the Master Thief and Grandson. Ok, qui c'è tutta una introduzione a Lupin. From priceless... Gems to the works of art. Vabbè, sì, qua c'è tutto. Gaemon, Fujiko. Basato su. Ok, perfetto. E qui c'è tutta un'introduzione del personaggio. Perfetto. The animated Lupin the Third titles have. È stato ok. Now nel 2021. L'animazione celebrativa per i 50 anni, l'anniversario. Un nuovo Lupin. È una nuova avventura, quindi probabilmente sesta serie. With Lupin and his gang definitely roaring through the hard, heavy and trying times of 2020. Me coglioni, quindi ambientata nel 2020 la nuova serie. What will be Lupin's next target? Cazzo, che ci hanno messo il Covid? Ci hanno messo il Covid? Vabbè, quindi ambientato nel 2020. Benissimo. Andiamo avanti. Ok, qui il video che tutti... c'è la variante londinese, perciò... che allora... tutti conosciamo. Abbiamo quindi visto tutte le opening, tutte le ending, tutti gli eye catch di tutte le serie di Lupin. Andiamo avanti. History of past TV anime series. Ok. This year Lupin the Third... quest'anno Lupin III celebra i 50 anni d'anniversario dall'adattamento anime. Con la prima serie uscita il 24 ottobre... adesso... aspettate, ve la rimetto dritta, scusatemi, ok. Uscito il 24 ottobre 1971. Scusate, era al contrario per il semplice fatto che non voglio intaccare in copyright. Capitemi. 1971, il logo del passato animazione TV internazionale rilasciato commemorazione della TV adaptation per i 50 anni sono state tutte rappresentate al meglio per la storia appunto del design, del character design dal part 1 a part 5. Quindi quello che abbiamo visto è la storia dell'animazione del character designer di Lupin appunto presa da le opening e le ending. Quando uscirà la nuova serie, Thompson, stiamo cercando di capirlo, ma sicuramente oggi non lo diranno, io ne sono sicuro. Per più dettagli, vabbè, visitate il sito Lupin Terzo Network, che io già ho tra i preferiti. Andiamo avanti. Io ho una paura. Ok, aiuto, cosa succede qua?
Questi sono. Ah, ok. Ti fanno vedere i diversi loghi della. Prima part 1, part 2, part 3, part 4, part. No, part 1 e part 2, scusate. Part 4, part 2, che è quell'altro, e part 5. Benissimo. Andiamo avanti. Oh, questi sono i loghi all'estero che abbiamo noi. Infatti, ricorderete il logo dorato di Lupin III e il logo blu di Lupin III per la quarta e la quinta serie. Benissimo. Andiamo avanti. Oh, guarda, oh ragazzi, stiamo ripercorrendo tutta la storia di Lupin III, è fighissimo. Il logo per i 40 anni. I 40 anni dalla prima serie. Il logo per i 50 anni dalla prima serie e i 50 anni dal rilascio del manga avvenuto nel 1967. Ovvero quindi 50 anni dalla nascita di Lupin III. Questi sono i loghi, ci fanno vedere. Andiamo avanti. Con il cambio di grafica, ragazzi, guardate che bello. Io mi soffermo su tutti, eh. Allora, vediamo cosa ci dicono. Ah, ci fanno vedere proprio le immagini. Bello! Lupin, prima serie. Giacca verde, pantalone blu scuro, cravatta gialla, camicia nera. Jigen, bello ragazzi, io me lo faccio tutto sto tram tram di roba. Jigen, prima serie, come tutti conosciamo. Gaemon, come si chiama il sito? È un logo particolare, se vuoi vederlo è TMS Expo Thompson. Gaemon, prima serie. Ah, io rimetto la musica, scusate. Perfetto. Fujiko, prima serie. Con questo lucida labbra più che un rossetto. Zenigata, prima serie. Benissimo. Passiamo alla seconda serie. Giacca rossa, eccolo qua. Lupin. Jigen. Bellissimo. Gaemon. Ok. Fujiko, per gli amici, Margot, non so il perché abbiano. Vabbè, lo so, adattamento che hanno preso l'adattamento dalla Francia, io non so il motivo, ma vabbè. Però è Fujiko, è sempre Fujiko, ragazzi, io lo metto sempre in chiaro, Cristo. Zenigata. E poi abbiamo terza serie. Lupin, terza serie. Pam! Così. Jigen. Oh, che bello, Jigen e Lupin stavolta, terza serie. Però non è verde l'outfit, porco Giuda, è blu scuro, perché glielo fanno questo verde? No. Poi Gaemon, terza serie. Fujiko, terza serie. Cosa dici? Non è vero, sono due persone diverse. Triggered. E Zenigata, terza serie. Bellissimo. Quarta serie, la nostra serie italiana. Lupin. Bello però, ragazzi. Jigen. Questi hanno ripreso praticamente dall'ultimo episodio. Quando loro vanno tutti via. Beh, sì. Quando stanno nella stazione, Fujiko. Questo non mi ricordo da che puntata. Alberto un po' mi deluciderà. Zenigata. Nell'ultima puntata, sempre. Bellissimo. Bellissimo. Quinta serie. Guardate come cambia comunque il disegno, eh. Io voglio far notare questo. Hanno messo le immagini della partenza. Ah, sì, esatto, Valerio, esatto. Lupin, quinta serie. Jigen, quinta serie. Belli però, eh. Gaemon, quinta serie. Come cambia, porca puttana, tutto. Fujiko, quinta serie. E Zenigata, guardate che pacioccone. Quinta serie. Ok. Andiamo avanti. Cosa ci sarà? Aiuto. Ok, madonna, mi ha preso un colpo. Questo è il logo del network di Lupin. Ok? No, non mi dite che ci lasciate a bocca asciutta perché va a mazzo. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Allora, andiamo a tradurre. No, non posso. No, non posso. Ma dai! Ma che cazzo? Inglese. Inglese, please. Ah no, già in inglese. Cosa c'è scritto qui? Ragazzi,
Ragazzi, si è visto qualcosa? Io vado. Oh, Sherlock Holmes! Sherlock Holmes! Lo sapevo! Lo sapevo! Sherlock Holmes! Sherlock Holmes! C'è Sherlock Holmes in fondo! È una sfida tra Lupin e Sherlock Holmes! Oddio, 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 oddio! La sesta serie! La sesta serie è una sfida con Sherlock Holmes! Sicuro quello è Sherlock Holmes, il vestiario è uguale! Con la bombetta, la pipa! Ragazzi, non so se si vede, io adesso lo ingrandisco al massimo. No, mi sono sbagliato, scusatemi. Questo, scusate. Io lo ingrandisco, ma ragazzi, questo è Sherlock Holmes. Questo è Sherlock Holmes. È palesemente Sherlock Holmes. Madonna, ragazzi, madonna. Ne vedremo, ragazzi, con questa serie. Madonna mia, ragazzi, che spettacolo, Dio santo. Quindi confermiamo qui che la sesta serie è ambientata in Inghilterra e sarà una sfida probabilmente con Sherlock Holmes. Lo vediamo qui in fondo, eccolo. Eccolo qua. Andiamo ancora avanti. Cosa ci dicono? Esce quest'anno, 2021, coming soon. A posto, poi non c'è più niente, c'è giusto, ecco, questo qua, lo shop. Ragazzi, coming soon, nuova serie, sesta serie di Lupin, in Inghilterra, sfida a Sherlock Holmes. Madonna, io torno sul Discord, mi riattivo. Benissimo. Ragazzi, sono tornato. Mamma mia, ragazzi, è una sfida con Sherlock Holmes. Molto interessante. Porca troia, ritorno di qua. Porca troia. Porca, no, vabbè, a bocca asciutta nemmeno tanto, ci ha dato un indizio. Vabbè, alla fine, guardate che la quinta serie è partita così, con un'immagine, Non è che dici? Ci sta, oh, certo. Ci sta. La chat si è buggata, ok, siete tornati. Siete tornati. Farei un video su YouTube. Sì, top, ah, ecco, adesso sono arrivati tutti, top, ci manca solo Detective Conan, top, Nero Sicura, che hai scritto tu, e se fosse Zenigata in realtà, zan, no, secondo me c'ha la bombetta, Zenigata non c'ha la bombetta, ragazzi, quindi, no, il trailer non è uscito, ma per il trailer ha voglia, però sappiamo che quest'anno uscirà entro l'anno, probabilmente a ottobre, perché per la quinta serie è uscita a settembre-ottobre, Quindi aspettiamoci dopo l'estate la sesta serie ambientata in Inghilterra, a Londra, con una chicca che abbiamo visto, Sherlock Holmes. Che però, bello! Però adesso mi viene il dubbio quello più grande. Ok. Il fatto che è ambientata nel 2020. Nel 2020 è un discendente. È un discendente di Sherlock Holmes. No, a parte Sherlock Holmes, io parlo proprio dell'ambientazione del film. Ah, oddio. Secondo me. Della serie, il 2020. Vuoi mettere. Allora, il 2020, secondo me, lo butteranno? Bella domanda. Il 2020, dato che ripetiamo, è ambientata in Inghilterra, ma nel 2020 abbiamo letto. Quindi, io non so cosa si inventeranno. Sicuramente ci sarà il Covid di mezzo, perché no, se è ambientato nel 2020, cioè, ragazzi, è impossibile che non ci butti la crisi pandemica o magari un qualcosa sulla Brexit. Potrebbe essere, però no, fare ma politica. Come vende vaccini? No, però politica. La Brexit. No, secondo me, allora, parla di politica. No, dopo parla di politica, infatti. No. Skip.
mettiamoci il cuore in pace, nella serie si vedrà come ha fatto la quarantena Lupin. Che poi noi l'abbiamo ipotizzata. Guarda che bello! Noi l'abbiamo ipotizzata una quarantena. Noi abbiamo fatto un video su YouTube che vi invito a reperire. Io e il mio gruppo, il mio gruppo cosplay di Lupin, Lupin Team, che ci potete trovare anche su Facebook, abbiamo ipotizzato una quarantena di Lupin e i suoi. Quindi vediamo, potrebbe essere. Lupin ruba il vaccino. No, mi dissocio. Lupin ruba i vaccini di tutti, mamma. No, ma sicuro ci metteranno qualche cosa di particolare, dai. Vediamo, però questa cosa di coinvolgere un discendente di Sherlock Holmes mi piace e lo sapevo. Magari si chiama invece di Sherlock Holmes Herlock Sholmes. Infatti è un discendente di Herlock Sholmes, che ricordiamo, Herlock Sholmes è un discendente di Sherlock Holmes immaginario dei romanzi di Arsenio Lupin. Ci può stare Herlock Sholmes, ci può stare.